giornata, caro giornata Chico. Particolare. Beh, poi i servizi che hai mandato, ti posso fare una domanda? Sì. Tu a me o io a te? Io a te. Ah, ok. Perché prima, a proposito di Inter e Juve, sì. Ora Conte prima ha fatto vincere la Juve per tanti anni, certo. Adesso è contro la Juve, cioè praticamente ha cambiato casacca. Quello sì. Che mi ha stupito è che il tifoso della Juve ha detto: Conte fa paura quest'anno. Ma non è che la politica è entrata pure nel campionato? Tu parli di Giuseppi. Non lo so. Senti, Pippo, tu sei veramente istrionico, insomma. Purtroppo, fatto... per fortuna. No, per fortuna. Mi dicevi che veramente continui a lavorare tantissimo, cioè sì. Non ti fermi mai. Qual è il elisir di lunga vita? Perché tu stai da Dio. Ma francamente non lo so, io l'elisir di lunga vita è per me è finché il Signore non se ne accorge, capito? Quindi non ne parliamo, se no andiamo a smobilitare una realtà che è meglio lasciarla nel così com'è. Nel tuo sangue c'è un po' di Campania, un po' di Marche, sì, esatto. Mi hai detto un po' di Torino, un po' di Maremma. Sì, anche perché no, perché sono nato a Roma in verità, sì. Da padre campano e da madre marchigiana, certo. Però poi mi muovo, mia moglie è torinese, in Maremma andiamo spesso, insomma, un pochino c'è parecchio. Senti, Roma fa da sfondo nella tua vita anche di più, perché tu nel 1982 facesti un film meraviglioso sul mondo del calcio che si chiamava Il tifoso, l'arbitro e l'allenatore. Il calciatore. Sì. Ecco, è il calciatore. E parlavi di scommesse, è vero o no? Parlavi di scommesse, ma parlavi soprattutto di risse. Di risse perché tu facevi la doppia parte del tifoso della Lazio e del tifoso della Roma. Esatto. Ecco. Non potendo fare differenza. Ma è scoppiata una rissa vera, mia. Dunque, lì Pingitore, regista del film, c'era una scena in cui romanisti e laziali si dovevano scontrare in qualche modo. Io prendo due schiaffi prima dal padre della mia ragazza, poi da mio padre, perché mi ero sbagliato con le magliette. Però l'errore, in un certo senso, se di errore si può parlare, è che abbiamo preso dei veri tifosi della Lazio e dei veri tifosi della Roma. E io infatti ero un po' titubante perché c'era il momento di questo scontro e io prendo i due schiaffi come dovevo, poi fermi, stop, ok, adesso facciamo la rissa, disse Pingitore, poi motore, azione, via, menatevi, mamma mia, non l'avesse mai detto. Era è successo una rissa talmente vera che se guardate il film vedete che io scappo a quattro zampe da sotto, era l'unico modo per salvarmi la vita, non siamo riusciti a fermarli. Bagnato, tu ridi, ma... Allora, io sono un fan di Pippo, ho dimostrato anche la conoscenza di testi, anche velocemente, ma adesso un omaggio velocissimo con Sofia per te, Pippo, aumentatore di film, in onore a tutti i film che hai fatto e alla tua bravura. Il gladiatore. Io li aumento, prego. Gladiatore. Il gladiatorissimo. Superman. Superman. Salvate il soldato Ryan. Salvate il generale Ryan. Ben-Hur. Molto Ben-Hur. Colazione da Tiffany. Pensione completa da Tiffany, per Pippo. Questo è un piccolo omaggio che volevo fare. Grazie, grazie. Va bene, te l'hai fatta fare il suo pezzo che ti avevo... pure coinvolto. Te come esca, capisci Sofia? Sofia, tu che pensi di Pippo e che insomma avresti lavorato con Pingitore, che è un grande maestro dello spettacolo italiano? Ecco. Non ho mai lavorato con Pingitore, però ammiro Pippo Franco perché è un grande artista proprio a 360 gradi, come oggi purtroppo pochi ce ne sono, e quindi chapeau. Senti, grazie. Tu sei romanista, però insomma hai fatto anche il tifoso laziale, no? Sì, certo. Ecco, e come ti sei trovato nel doppio ruolo? Bene, in verità sono un romanista ma molto accorto a tutte le bravure degli altri, sì, insomma, certo. No? E anche a tutte le Sportivo. Difficoltà che sta passando la Roma adesso. Però mi succede che se dico ai laziali che io sono romanista, per loro è normale, cioè va bene, tu hai scelto una squadra. Ma quando dico che sono amico di Lotito, mi dicono: ah no, questo non me lo dovevi fare, sapessi quante volte. Ma pensa un po' Pippo, che Lotito è al telefono con noi, presidente. Buongiorno, buongiorno, grazie, presidente. Ciao.
Ciao Pippo. Ciao Presidente. Eppure però negli ultimi tempi questa tendenza è cambiata, perché adesso cominciano finalmente ad amarti da qualche anno, perché tu hai salvato la Lazio più di una volta e mi pare che la Lazio stia messa veramente bene in salute. Quindi ti risulta questo fatto che adesso ti amano? Beh, amare è un termine grande, va molto bene, importante, però sicuramente c'è meno scetticismo, c'è meno atteggiamento ostile, su questo sicuramente. Intanto sono molto felice. Parlano, penso che parlino i fatti, quindi il tempo, come si suol dire, è galantuomo, quindi piano piano la Lazio, da come l'abbiamo, da quando è partita, che l'ho presa io, aveva una situazione di un certo tipo, è inutile che ripercorro le tappe perché con 550 milioni di debiti, oggi è una società florida, forte, che bene o male veleggia sempre tra le prime posizioni, e soprattutto dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti, questo nessuno lo deve dimenticare. Esatto, bravo, bravo. Senti, io ti chiamo per questo, perché in settimana, adesso facciamo sentire questo, diciamo questo audio, in settimana ti hanno intervistato a proposito dei bu, no? Che purtroppo sono ancora negli stadi italiani, una cosa vergognosa, sentiamo. Purtroppo non sempre il termine, diciamo, la vocazione bu corrisponde effettivamente a un atto discriminatorio o razzista. Spesso, io ricordo quando eravamo piccoli, persone di non colore, che non avevano la pelle normale, bianca e non di colore, bu gli facevano, perché magari tiravano per scoraggiarlo a segnare il gol davanti al portiere, eccetera. Eccoci. Allora guardate adesso, perché altrimenti a me dispiace, io non parlo da diverso tempo, volutamente da diversi anni, proprio per evitare che ci siano dei processi, come dire, di interpretazione, che purtroppo troppo spesso, anzi molto spesso, che può capitare che uno usi un termine che apparentemente che risulta improprio dal punto di vista del lessico e viene interpretato in una certa maniera. No, ma io ti ho chiamato proprio perché voglio che perché tu perché voglio dire una cosa, perché se voi dovete, non dovete prendere e estrapolare una parte del discorso, dovevamo prendere tutto il discorso intero. Nel discorso completo c'era un fatto molto semplice. Io dicevo che lo sport deve stare al di sopra di qualsiasi cosa, perché al tempo delle Olimpiadi, in antica Grecia, venivano sospese le guerre, quindi lo sport stava sopra di tutto ed era il superamento, rappresentava il superamento degli steccati di carattere sociale, culturale, economico, razziale e fisico. Sì. Per cui, e poi allora qualcuno ha detto, ma la norma, io ho detto non sempre, i bu hanno una valenza razzista, cioè in quel contesto che dicevo io, certo. Perché ricordo che quando ero piccolo, nel 1960, pure prima, che non c'erano poi in Italia tante persone di colore, anzi, diciamo che forse io a Roma si contavano forse sulla punta delle dita, forse. E quindi questo atteggiamento non è un atteggiamento razzista, ma è un atteggiamento di, come dire, di voler scoraggiare l'avversario a raggiungere un certo obiettivo. Questo è il significato. Certo. Poi, allora, siccome la stragrande maggioranza, e quindi non è che si trattava di dire che le persone che hanno la pelle bianca sono normali e gli altri sono. Il termine normale è un termine, l'ho detto, poi è stato pure chiarito con un comunicato che ha fatto il portavoce, che il termine normale è un termine sicuramente forse inappropriato dal punto di vista lessicale, ma che significava che la stragrande maggioranza delle persone avevano, anche perché poi dal punto di vista della casistica della razza, lo sapete tutti quali sono chiaramente le persone. Ma la Lazio è multietnica, no? È bravissima, quali sono le percentuali di rappresentanza delle varie cose. Allora, in un contesto di questo genere, loro hanno strapolato, sembrando quasi che io volessi, e io ho detto, guardate che il termine normale, e talvolta viene usato, come dire, comune in questo senso, normale in questo senso, comune, tant'è che noi dobbiamo, secondo me, rendere normali le condizioni delle persone che sono purtroppo hanno una condizione di disagio, nel caso delle persone handicappate, nel caso delle persone non vedenti. Io ho fatto un'iniziativa, per esempio, con i non vedenti, di portare la domenica, in base alle persone che ci vengono date dall'associazione, a vedere la partita. Allora qualcuno diceva, ma come non vedono, come fai a portare a vedere la partita? No, perché io ho delegato delle persone, degli speaker della nostra radio, a rappresentarli, a commentargli la partita durante l'esecuzione della partita stessa.
Non e solo... allora questo per far capire che noi vogliamo la normalità e chi evidenzia la differenziazione, la discriminazione, esatto, che diventa un problema di danno, no, nei confronti della collettività. Noi dobbiamo fare in maniera che qualsiasi diversità, positiva o negativa, rappresenti, deve rappresentare una normalità, quindi un rispetto di tutti quanti. E io infatti poi ho aggiunto, se ricorderete. Esaustivo, prego. Non è solo questo, Presidente, ma forse si può tradurre molto più semplicemente, al di là, diciamo, delle imperfezioni e delle cose che non si possono definire, che il calcio, se ci pensiamo un attimo, il calcio è l'unica cosa che unisce incondizionatamente tutti quanti i popoli. Esatto. Non si deve discutere di nulla. E questo è il ragionamento da seguire. Scendendo dalla condizione economica, sociale, razziale, fisica, quelle cose, esattamente quello che ho detto prima. Quando poi segni un gol vieni adorato, e bravo. Di cosa vogliamo parlare? Amiamo il calcio per questo motivo. Grazie Prese, grazie mille per il chiarimento, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie il lupo. Grazie, grazie, viva il lupo. Allora, cosa non ti piace del calcio di oggi? Che cosa non mi piace? Non mi piace, non so adesso come dirlo, cerco di dirlo in un certo modo. Non mi piace il senso dell'imbroglio. Adesso vediamo di articolarlo per quanto possibile. Allora, il calciatore che si finge, che finge di aver subito un fallo quando sta in area. Non mi è piaciuto Blatter, che per 24 anni ha condizionato tutte le realtà. Noi in Corea dovevamo vincere, poi alla fine è venuto fuori e quell'arbitro Moreno è stato arrestato un paio d'anni fa, arrestato per spaccio di ma droga, credo che questo fatto sì per natura proprio non finirà mai, lo dico adesso in termini ironici se è possibile. Allora, senti, prego, mi pare determinante. C'è stato un periodo in cui la San Benedettese era presente nelle schedine del Totocalcio. Sì. Allora, in Paradiso arriva un arbitro e si trova di fronte alla porta del Paradiso e lui è disperato perché dice: come, io dovevo andare in Paradiso ma non posso entrare, e davanti alla porta c'è quello che lui considera San Pietro, perché sta lì e dice: guarda, non posso entrare. Il santo gli dice: perché non puoi entrare? Perché io sono un arbitro, ma sono sempre stato un tifoso della San Benedettese, e tutte le volte che ho arbitrato una partita della San Benedettese ho fatto vincere la mia squadra. E il santo gli dice: va bene, vai, entra. No, non posso, perché io ho preso dei soldi per far vincere la San Benedettese. Ho capito, sbrigati, entra. No, ma io ho corrotto degli arbitri per far vincere la San Benedettese. Ma non hai capito, dice. No, non hai capito te, io non sono San Pietro, sono San Benedetto, forza, andiamo. Ma che stiamo perdendo tempo, non finirà mai, forse.